Bentornati ragazzi! Allora, siamo qui con Gothic 2 e merda, io mi sono dimenticato di prendere il quinto circolo, ma sapete che faccio un attimo? Torno su, torno proprio su, sì. Allora, andiamo dove non c'è, non si può, dove Charter Letter non può infastidire nessun altro personaggio. Insert CH e ce lo facciamo imparare, insegnare. Online, allora, magie, crazy, die magician crazy, allora questo è 1, 2, 3, 4, ecco, funfer crazy, non lo so come si pronuncia, ma quinto circolo della magia. Bene, adesso abbiamo anche le, aspettate, prima uccidiamolo perché sennò troppi character helper lasciati in vita, mi pare, possano un attimo compromettere il gioco. Bene, ora possiamo tornare giù. E andare a esplorare le cose. Dunque, torniamo quindi giù. Dai. E ci equipaggiamo anche tutte le rune stavolta. Oh sì, ora abbiamo delle rune spaccaculi proprio. Oh. Ci possiamo parlare con tizio? Sono stato nella cripta. E cosa hai trovato? È pieno di mostri laggiù. Deve esserci qualcosa. Continua a cercare e non avere pietà di quelle bestie. Ok. Allora, prima di addentrarci un attimo, dunque, vediamo. Quali rune ha? No, allora l'avevo letto, allora sono. Vediamo. Dunque, allora. Oh, ecco, tempesta di fuoco superiore. Via al posto di palla di fuoco superiore, metti tempesta di fuoco superiore, davvero? Ecco, danno minimo 50. Sì che si ragiona, che cazzo. Poi vediamo un po'. Quali ha? Oh, evoca demone. Oh, onda di ghiaccio. Costa di danno 60. Buono. Via fulmine e no, fulmine è buono. Togli, vediamo. Togli le cura ferite e metti un attimo onda di ghiaccio, perfetto. Vai, cura ferite gravi non appare, ma non so come mai, va bene, allora dai. Ok, abbiamo i nostri super incantesimi adesso, quindi prepariamoci a scendere ed esplorare questa cripta come si deve. Avanti. Ah! Vai, oh, guardate! Bella roba che fa! Questo era solo il danno minimo, il danno massimo poi non ne ho idea, ragazzi. Qui c'è proprio tutto un labirinto, guardate, ecco, però gli scheletri mi sa che sono tonti e sorvegliano i passaggi sbagliati. Quindi andiamo dritti dove avevo visto prima io, dai. Ecco, mi sono già perso. Credo di essermi già perso e non sapere più dove è la retta via, ma guardate, laggiù intravedo le scalinate, quindi andiamo, metti la luce sacra. Vai. E via, allora. No, aspetta un attimo, cazzo. Merda! Sono un sacco di scheletri, eh. Equipaggiati l'incantesimo, eroe! Senza nome, stupido. Allora, dunque. Oh, di qua? Ah, forse da questa parte? Credo di sì, è un corridoio un po' diverso dagli altri. Oh! Guardate, siamo giunti in una stanza proprio. Siamo giunti in una stanza, bene. Aspettate, qui c'è uno scheletro mago, me lo ricordo. Eccolo, infatti. Merda, allora. Dov'è l'incantesimo onda di ghiaccio? Ecco, proviamo. Guardate, onda di ghiaccio è fortissimo, ragazzi. Onda di ghiaccio, allora, ci mette un po' per venire attivata, ma... Oh! Bella roba! Fa questa esplosione ghiacciata che congela tutti i nemici presenti sullo schermo. No, allora, 4. Se usi l'incantesimo di fuoco... No, non rompo il ghiaccio, perfetto, no, perché io mi ricordo che in Pokémon Mystery Dungeon, se usi mosse fuoco su un Pokémon scongelato, su un Pokémon congelato lo scongeli. Allora, scheletro mago. Non c'è niente da prendere. Qui hanno sotto osso del cazzo. Qui vediamo un po'. Ah, la posso aprire, bene. Merda. Suono demoniaco, mi sono un po' cagato su. Scheletro. Dai, bene, allora ragazzi, se noi siamo a fine gioco, bene, ho combattuto diverse volte con oh merda, qui c'è un demone, aspetta un attimo, fammi mettere un'onda del ghiaccio, F8, qui mi sa che dobbiamo andare o con fulmine, o con una spada, prima però fammelo congelare, oddio, sono due, e uno è anche il signore dei demoni, merda.
Ecco, signore dei demoni. Merda, questo è fortissimo. Prima ammazziamo questo demone qua. Sembra un bersaglio un po' più facile, eh. Perché il signore dei demoni non mi attacca? Gli posso parlare? Ah no, merda, erano congelati, cazzo. Allora, via con un'altra onda di ghiaccio. No, onda di ghiaccio, vai. Ok, allora, adesso riprendiamo un attimo a spadate. Dai, i demoni sono le creature preferite di Xardas, se vi ricordate. Vai, esperienza più 600. Ora, qui non si vedono bene nel video, ma i demoni sono spaventosissimi in Gothic. Ma cazzo, ci mette troppo. Se usassi un attimo un fulmine... No. Essendo creature del fuoco, non gli fa niente il fulmine. Neanche questo gli fa niente. No, aspetta. Questo è il signore dei demoni, per forza. No, non gli fanno niente, è incredibile, ragazzi, però dai... Cari demoni, demonetti, siete immuni a un po' troppe cose, se posso permettermi di dire la mia, eh? Madonna, davvero. Guarda te, ma un brutto colpo ogni tanto, no? Cioè, ma cosa soffrirebbero poi di preciso i demoni? Cazzo, li vedo immuni. Ah, aspetta, proviamo con la balestra. Niente, oh. Niente, neanche questa gli fa. Allora, io ora mi conoscete, da un po' mi rompo le palle perché di vedere immunità a qualunque cosa io mi sto rompendo, eh. Oh, bene, no, l'ho sconfitto, grande. Questo demone cos'ha? Ah, guardate, ha le pozioni del mana. Wow, le pozioni curative. Pozione, libro polveroso. Questo ora lo dobbiamo leggere, credo. Oh! Cartina delle sale di Irdorath! Bene, ragazzi! Qui per ora non mi resta che sconfiggere il signore dei demoni. Dai! Signore dei demoni, ma quale signore dei demoni? Il vero re dei demoni lo conosco io, è quello di Seven Deadly Sins, porca puttana! Una roba assai inquietante, quello sì che è un signore dei demoni. Un signore dei demoni, ecco, se posso permettermi di fare la battuta brutta. Un signore dei demoni! Dunque, allora, lettera spiegazzata. Il lume porta la luce nelle zone sotterranee. Vediamo, c'era anche... cosa? Il libro polveroso. No, dov'era? Allora, vediamo un po', Diario di Greg. Diario... Libro polveroso. Sono ormai sicuro che quell'edificio sia le sale di Irdorath, esse sono situate su un'isola abbastanza vicina al porto di Corinth. L'interesse di Beliard nelle miniere metallifere è palese. I segni sono chiari. Quando l'eletto giungerà, avrà bisogno di tutto l'aiuto che potremo fornirgli. Beliard è già troppo potente. Ho ottenuto alcuni artefatti di valore che conserverò qui sotto, tanto per essere sicuri. Sospetto che l'eletto verrà dal nostro schieramento, per cui ho scritto alcune istruzioni per lui nell'almanacco. Ora sono sicuro, non possiamo resistere alla mano del destino. Appena Beliard si sentirà abbastanza potente, si desterà e mirerà alla conquista del mondo. Dove devo trovare l'eletto? O saremo tutti condannati? Allora, qui però, ci può essere uno scrigno, non ne ho idea, che si apre con la chiave che abbiamo trovato nel libro? Forse la chiave del libro serviva per aprire questa porta qua, che ha tutte le cose. Adesso non mi resta che leggere la cartina nautica... del... non lo so, forse? Vediamo un po'. Messaggio... Ecco! Carta navale delle sale di Irdorath. Ecco! Quindi è... Quindi è qui che ti stai nascondendo, è un po' lontano! Questa, ragazzi, è la mappa dell'ultimo... d'ultima sezione del mondo di Gothic. Le sale di Irdorath, come potete vedere, è un'isola minuscola nel bel mezzo del nulla assoluto. Allora, N, vediamo un po'. Mi serve una nave. Sembra che debba raggiungere la straisola del nemico, ma prima ho bisogno di una nave, un equipaggio e un capitano. Ok. Va bene, abbiamo trovato tutto adesso. Ok, c'è la parte della nave, ragazzi, che è l'ultima, quindi. Dai, dobbiamo adesso uscire, mi sa, avvisare Tolomos, Tolopor, Tolopop. Come cazzo si chiama?
No, merda, ancora degli scheletri. No, adesso non voglio combattere contro di voi, che cazzo, davvero. Basta. Ma un attimo, ma che stupido, basta un attimo forse seguire i mucchi d'ossa che ho lasciato all'andata. E forse così torneremo un attimo all'inizio. No, qui non... Allora, sapete che basta, mi sono rotto. Usciamo così, ecco. Basta. Allora, avvisiamo un attimo Pyrocar, forse. Chi lo sa, compare, ma si può dire qualcosa. Sono riuscito ad aprire il libro di Xaldas. Cosa? Come ci sei riuscito? Mi hai fatto quasi disperare. Vediamo un po'. Che diciamo? Ma sì, diciamo pure di Xaldas. Ecco, 250. Ah, com'è? Ecco come hai fatto. Interessante. Spero solo per te che la cattiveria e influenza di Xaldas non finisca per rovinarti. Ti avverto, non abboccare i trucchetti di quel vecchio demonio. Potresti pentirtene. So dove si trova la sala di Irdora. Il tempio si trova su un'isola. Ho trovato una carta nautica che mi indica la posizione. Splendido, allora ti servirà una nave e un equipaggio per affrontare il nemico. Ma ricordati che devi essere ben preparato se vuoi aiutare il signore Dirdola. Io posso trovare un equipaggio. Il tuo equipaggio potrebbe essere composto da uomini affidabili. Parla con i tuoi amici e pensa a chi potrebbe tornarti utile una volta che sarai sull'isola. Ti servirà anche un mago, ma purtroppo non posso darti solo un uomo del monastero. Dovrai chiedere aiuto a un mago che non lavora nel monastero. E io so già chi è. Possiamo prenderlo? Sì, sesto circolo della magia, vai! Ok, ci insegna anche l'ultimo circolo della magia, bene. No, sì, che cazzo. Jorgen è un esperto marinaio. Temo che non sarà così semplice. Ha accettato di lavorare per la compagnia, non ha mai pagato la tassa e ne ci ha portato, vabbè, sì. Quanto tempo gli ci vorrà? Gli ha mangiato, vabbè, dai. Posso fare qualcosa? Ecco, a dire il vero c'è una cosa che vorresti fare per me. E i tuoi uomini e i tuoi buoni rapporti con Sara potrebbero facilitarti. Ho saputo che negli ultimi giorni sta cadendo stare qua sulla sua torre. Molti abitanti della città sentono delle forti grida provenire da lì di notte e vedono stare luci intorno alla torre. Come se non avessimo già abbastanza problemi. Vai e sistema la faccenda. Quindi potrei parlare con Jorgen. Va bene, perché abbiamo bisogno di un capitano. Ce ne sono tre. Jorgen, uno che forse sceglierò perché è il più facile. Oh, stai ancora... Ok, devo occupare le tue scale. No, quasi quasi faccio Jorgen. Se Jorgen è ancora qui, eh. Allora, ragazzi, comunque... Ehi, ho sentito dire che hai trascorso un lungo periodo nel superiore del monastero. Cosa hai scoperto? Adesso so dove si nasconde il nemico. Va bene. Ne hai parlato con Diego? Penso che possa commenti. Gorn, parlagliene. E Lester, va bene. So anche il mio ruolo, sì, ok. Benvenuto a bordo! Dovremmo incontrarci al porto, aspettami lì. Bene, mi troverai lì quando sarai pronto. Ok. E basta, vai ragazzi, abbiamo già trovato il nostro primissimo membro dell'equipaggio. Allora, ne bastano 5, ma possono venirne fino a 10. Per questo episodio comunque ragazzi è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima. Ciao.